instradarci verso una riflessione. Sento l'esigenza anche di ringraziare il gruppo scout della parrocchia di San Barnaba, Roma 98, se non mi sbaglio, perfetto, Roma 98, mi arrivano già azzeccato. Ci siamo incontrati con loro per preparare questo evento, ci hanno dato una mano a divulgarlo nella zona, sono stati presenti e credo che probabilmente possiamo mediare, no? Anche gli scout hanno qualcosa di buono. Nel loro linguaggio il cammino è la strada, no? Ecco, quello che ci è stato indicato è che veramente è un'esperienza di strada, è faticosa, è indispensabile, ma se vogliamo essere popolo che cammina, in qualche modo su questo percorso ci dobbiamo stare. Io nel ringraziarvi vi invito a un prossimo evento, che è una festa che faremo il 14 di febbraio, dalle parti della Tiburtina, una festa per sensibilizzarci sul tema dei profughi della Siria. Sarà una festa, quindi un momento diverso da questo, abbiamo detto, in questo momento di riflessione, però sarà un momento di condivisione, però avremo sempre come sfondo l'attenzione, presenteremo un libro con una giornalista che ha fatto un lavoro su questa situazione in Siria, che sarà un momento di convivialità. E per semplicemente per far diventare la pace non un sogno ma una preoccupazione quotidiana che va a scontrarsi con la nostra quotidianità, che a volte è fatta di fatica, a volte di riflessione, a volte di festa, a volte di confronto, a volte di incontro, a volte di preghiera. Ecco, tutto questo è un po' quello che vogliamo condividere. Il sentirci preoccupati, l'avere cura ogni giorno del tema della pace. E in questo senso spero che la serata di oggi sia stata una serata dove, dedicando del tempo a noi, alla nostra riflessione, al nostro ragionare, possiamo uscirne più ricchi. Vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per la pazienza e vi auguro una buona serata a tutti.